Andana canzoncella dolce dolce, apartana. Bonsai, questa è la mia scrivania. E dove sta scritto che la da posso... nessuna parte, ma è la mia scrivania. La tua scrivania sta fuori. Ma quello è il banchetto dei bambini. E che lo ci vuoi per te? Sei troppo piccolo. Forza, esci fuori. Guarda che bravura, metto un cappello così, che facile. Forza, ma che stai facendo? Niente, stavo giocando una bolletta, ma non fa niente. Che stai facendo? Allora puoi rimanere, scusa, una bolletta. Che bolletta stavi giocando? Dammi capire. E niente, guardate, allora c'è sta Gallipoli Martina Franca 1, poi Soverato Lago Negro 2, Palinuro San Marco X. Ma che è un campionato di campeggio? Questo è per la qualificazione alla Serie C. La qualificazione per la Serie C? Ma che te fai qua? Uno scartere e partire. Ma quello è qua che si prendono i soldi, qua. Tu dici? Certo. Allora voglio giocare pure io. Che state facendo? Stiamo facendo. Ah, quello che può fare? Stiamo no? lavorando. Ah, stiamo studiando. Stiamo studiando. No, state studiando. Che state studiando? Che stiamo studiando? Un caso. Che caso? Che caso? E che caso ne sa? E che caso ne sa? Ah. Un caso molto... un omicidio. E che caso di omicidio è? Un caso importante. È successo a Gallipoli. A Gallipoli, non è chiamata a noi. Sì, ci vuoi dare il rispetto perché sanno che noi siamo bravi. Sì, è meglio. Ma lo state sfruttando! Stai sfruttando l'ispettore! Bonzai, ma come ti permetti? Esci fuori! Ma come sfottere l'ispettore? Ma guarda, vai via, fuori! E non dire le bugie! Oh, cattivo! Le bugie hanno le gambe corte! Perché tu tieni lunga? Poi ci devi fare le pieghe! Tu stasera, se non vai dal sarto! Rimane vaga direttamente ospedale! Perché se ne carino tutte le niente, se ne carino! O devi pagare l'ispettore, vai via, esci fuori! Esci. Che stavi facendo? Chi io? Tu che stavi facendo? Un caso di Gallipoli. E come mai qua ci sta la SNAI? E sarebbe stata un'interferenza, capito? Paolo, tu hai ragione che oggi non mi voglio innervosire perché oggi sono molto felice. Stai esternando assai, eh? Tu ti accontenini un poco. Ah, pure se conosci un nasce, capito? Che si viene? Ma ti ho detto, non strillare! Chi sta una spia? Ma senti Nannella! Chi è Nannella? Nannella! Che sola? A tappucci il vecchio! Vai a giocare! Metti la riposa, fammi la riposa! Dimmi tutto, amore mio, dimmi! Paolo! Dimmi! Un mio amico mi ha regalato un kalashnikov! Che l'ha fatta? Mi ha regalato un kalashnikov! Un amico tuo? Sì, non lo conosco ancora bene. So soltanto che Mikhail Kalashnikov lo progettò nel 1949. Lunghezza 869 mm, caricamento a gas, proiettile capacità 30 con adattamento a 40! Ah! Che è successo? Ah, Paolo, è stato bellissimo. Appicciati una sigaretta, io spero che tu abbia usato precauzioni. Paolo, mi credi? Quando lo immagino tra le mie braccia, persino tu mi sembri sexy. Un complimento questo qua? Sì, un complimento. Paolo, sono tutta eccitata. Ma Marisa, approfittiamo un bruscino, non ci mette. Non possiamo, ci sono i vetri. No, mettendi, approfitto, carpedi. Ma state zitto, c'è l'annella, non lo possiamo fare. L'annella, e quando facciamo? Stasera a casa. Questo che non sono un duro fino a stasera. Come? L'altra volta con Magnum sono durato 3 giorni. Che le vuoi andare a piazza, un coppo somma. Ma che? O Magnum. Ma no, gelato. No. O Magnum a canna corta. Ah, Magnum. 3 giorni di eccitazione. E ieri sì. A Milano. Maledette missioni! Ma quale missione? Tu stiva a San Siro per il Gran Premio! Maledetti cavalli! Paolo, stasera ti rendo padre. Facciamo adesso. Brindiamo! Ah. Ah. Ascia mia, ascia! Se ne può avere un altro poco? Ascia, ma tu sei in servizio! Ma che le ha? E sai quanto costa l'acqua? Ascia! Bene, una trova dopo, ok? Se no come si sceva tu pure l'acqua davanti in dieci da vera. Ecco fatto. Grande ascia, ascia! Ma cosa ascia? Ma tu come ti chiami? Ascione. Ascione. E il nome? Antonio. Ah, quindi le tue iniziali sono? A-A. Ciò si lo diva appusata. A-A. Ascione. Da oggi in poi la tua vita cambierà da così a così. Non guarda in mano, guarda a me. Da così a così. Ne guarda in mano a la tua vita cambierà. Grande Ascione. Adesso noi andiamo a fare la puntatina e portate i soldi. A parte mia, sì. La parte mia? Ma perché pure la parte tua dovevo portare? Ascio, tu hai spiegato che io sono vincolato. I soldi? No, io sono vincolato, annaccia miseria. Ebbene, ti hai buttato una cosa di giù? Hai buttato pure la parte mia o no?
Volendo. Volendo, grande, bella scena, volendo. Bravo, perché tu non hai capito che è solo un prestito momentaneo. Nel momento in cui noi vinciamo, tu ti pigli la parte tua, la parte mia, amici, tu non ci piccinti. Ma lo trovano fesso con me, meno. Allora è buono. E se no? No, sai perché è buono? Perché io con lo stipendio che c'ho non riesco a arrivare neanche a fine mese. Ma tu come hai conosciuto, tu non arrivi, non cominci manco un mese. Ho fatto 10%, scemo, non guarda a me, guarda in mano, guarda a me, non guarda proprio. Allora è buono. E visto che è buono, cioè, andiamo, andiamo. La nostra strada sarà lunga e bella, andiamo. Allora. A pigliare la macchina. No, io se volevo camminare per facevo vigile. Ma si è portato pure un fuoco carabiniero, sai, scemo. La strada lunga, bella, è una strada metaforica, scemo, capito no? Ma poi, Roya, io per telefono della città, vieni in borghese, tu vero sei mesi poliziotto, non può venire mesi in borghese e mesi in poliziotto. No, no, la camicia non me la tocco. Ma che, dovrei pure accucare questa camicia? Ma non, non ti posso portare così in casa alla corsa, è una figura, è una brutta figura, yeah, ma asciù, yeah, ma come, una brutta figura? Ma pure con gli amici, ma presento con il poliziotto, faccio una figura di niente. Ma perché, scusa? Ma è un'offesa per me, ho fatto 10%, asciù. Ah, allora è buono. Nascia, miseria, non ti preoccupare, il tuo giorno fortunato, ci tengo una camicia bianca per te che è perfetta. No, bianco fa pallido. Nero. No, ne fa sciatta morto. Tengo una camicia verde alla fine rumore. No, mamma mia, non ci mai supportato il verde. Ah, io non tengo un magazzino. Non è che c'avete una bella polo arancio con i tre bottoncini e gli spacchetti? Sì, sono arrivato mamma, solo che ancora faccio mettere degli scaffali. Aspetta. Asci, ma che lo ne hai? Oh, mamma mia. Ui, amore! Ciao. Oh, non dice niente. No, no, e perché? No, perché porta sfortuna per 12 piccini. No, ma non no, c'è acqua! E non c'è acqua, si imbecilla, si è bevuto tutte cose. Sei dopo. Ma che è? Eh? Che è? Lo squillo del telefono, che lo fa? Cavallerizza, te lo squillo con cavallo. Che c'è? Mi faccio poliziotto, mi tengo la sirena. Questa è la lampadina. Ah, la sirena? Ho detto la tarantella. Pronto? Ah, ciao. Mi potresti chiamare tra 5 minuti? Sì, grazie, ci sentiamo dopo, ciao. Chi era? Nessuno. E se era nessuno, come ha fatto a chiamare? Ha ragione Derrick, se è nessuno, chi ha chiamato? L'aria ha chiamato. A volte si usano dei vocaboli inutili, con un linguaggio anche scorretto. L'America ha contaminato tutto il nostro modo di parlare. Perché per esempio chi si chiama Asciuna, non chiamano Ascia. Per esempio, come ha pigliato invece i bici di chiamare bike? Il problema dell'americanizzazione è un problema serio, ci ha rovinato, ci ha contaminato tutto. Pure ho fatto, voglio questo cartone, dammi una mano. È una questione del 10%. Perfetto, capito? 10%. E 10%, è una questione veramente enorme. L'America ci ha rovinato tutto il nostro linguaggio, è un problema serio. Quanto ti serve? 100 euro vanno bene, amore. Tic, decine euro e vattene. Anzi, me lo paghi. Che non sopporto più. Il telefono un'altra volta. Un'altra volta. Pronto? Nessuno. Eh? Pronto? Un'altra volta nessuno. Allora, mo, è tutto a posto, c'è pure la parte tua. No, non bestemmiare, sono, non bestia che sia, parte mia, che sia, parte mia. E fosse talmente infame che ti facesse perdere il 10% a te. No, no, no. Se io sono una persona corretta, adesso ci andiamo a giocare, a Salomone, capite? Figli e papriche e desiree. Grande, grande. Andiamoci, andiamo a fare punta. Arriviamo, asciù, fatta la camicia, asciù che stai da mettere la così. Metti in mani questo. Perfetto, arrivederci! Ma la lettera, saluto, appena fu, andiamoci. Sì, 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 lo so, lo so. È arrivato il momento, lo so, glielo devo dire. Devo trovare innanzitutto il coraggio e le parole giuste. Vabbè, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Sì. Sì, 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 sì. Lo so. Pure per me è strana sta cosa, lo so, però non posso, non c'è altra alternativa. No. Ha bisogno di me. Devo stare con Silvio. È un momento particolare per lui e io devo stare con lui perché sennò mi sento male. No, a Ciro ancora glielo devo dire, sto aspettando che viene. Sì, sì. Glielo dico adesso praticamente. Non lo so, troverò le parole giuste, del resto capirà. Sono cose che possono succedere, insomma. Vabbè, va. Senti, vabbè, ti lascio, allora ci sentiamo più tardi. Ciao, 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 grazie, ciao. Tu hai parlato del 10% di vincita. Capito, asciù, però mi sta in cuore, ti voglio bene. Ma come faccio? Il 10% di vincita voglio. Il 10%, che ho parlato? Che cosa ho detto? Il 10% di vincita. Ah, quindi se c'è il 10% di vincita, ci sta un 90% di...
perdita. Oh, la matematica non è che l'ho inventata io, la matematica è matematica. Ma tu non hai mai parlato di perdita, la parola. Ma non ci hai mai parlato, ma te ne dai per idea, no? Asciugo, mamma mia, manda ne a casa, sarei da me, sta. Ciao, amore. Questi maracca in coppa per una uscita. Ma con me, ma con me che mi capitano tutte a me. A noi? A noi. Che è successo? Niente, quando uno nasce con un destino, nasce con un destino. E niente, quando uno nasce con un destino, nasce con un destino. È inutile che vuoi dare una svolta alla tua vita. È inutile tu vuoi dare una svolta alla tua vita. Tanto... Ma puoi trovare una dialettica tutta tu. Quando uno nasce con la camisa nera, nasce con la camisa nera. Quando uno nasce con la camisa blu, nasce con la camisa blu. Ma da voi? Ci guadagnato colore la camisa. Quando volete fornire stupizia? Che è successo? Che è successo? Che è successo? Salomone. Si è azzuppata la partenza, si è azzuppata. Poi ci va bene, lasciamo stare. Cerchiamo di recuperare la SNAI. C'è un amico da Vittorio, lo Gallipoli, perdo lo Gallipoli. Lo Gallipoli, in che manca la villeggiatura, lo Gallipoli. Poi che ha perso con Martina. Tipo, una squadra che ha lo stesso nome della mia ex moglie. È la stessa cazzina, non potevi aspettare. Ciro, ti devo parlare. Dici, che è? Senza di lui. Hm? Senza di lui. Ah, aspetta, fammi trovare le parole giuste per farlo andare via. Ok. Cioè, sì, un po' sì, di educazione. Ha ragione. Voglio te ne hai, No, allora ho 10%. Ah, 10%. Mamma mia, c'è, c'è il 10% di vinci, sto nuovando e perdite. Mamma mia. Oh. Mamma mia, dimmi. Vice? Oui. Dimmi. Senti, Ciro, io ti devo fare un discorso un po' particolare, diciamo, proprio... Ma stai facendo partorire, dici? Ecco, Ciro, io... un attimo, che non è facile, devo trovare pure le parole, un momento, mica come te, che tu subito... Allora, siediti. Andare, perché già sono stato dopo io. Allora, dobbiamo parlare da uomo a uomo, ecco. Dice, qua ci sono solo una persona che ha la dignità da uomo. E so io. Appunto. Allora, che vuoi? Allora, io te lo devo dire. Dice. Ma ti porterà un po' di dolore questa cosa? No, Bice. C'è capito? No, Bice, non me lo dice. Hai usato bisca clandestino, corso Garibaldi. Ciro, io ti lascio. Sa che ci sa la bisca. Ti lascio. Ah, ti lascio. Ciro, ma te lascio. Ciro! Ciro, per favore, non avere questa reazione! Ti ho detto non mi far perdere la testa! Ti prego, non mi farà. Le cose già sono troppo difficili per me. Io sto in un momento di confusione, non so se per sempre, non so se per un po'. Ho bisogno di pensarci. Ho bisogno di un po' di tempo. No, ma sono scivolato. Chi le può dare la pelle per fare scivolare? Chi le guarda che è un doppio? Invece... E allora fammi, fammi stare vicino a lui. A lui? A chi? A Silvio. Silvio? C'è anche un nome. Sì. Io sono una persona con tanti difetti, però con una grande dignità. Io assolutamente non voglio costringere nessuno a starmi forzatamente accanto. Puoi andartene via tranquillamente senza rancore. Sta zocco. Grazie, Ciro. Grazie veramente, perché io non so come dirtelo. Io praticamente ho una passione per lui e non posso stargli lontano. Se potresti evitare a me di dici non faccio sarebbe... E perché? Perché non dirtele le cose? Tu sei così dolce. E se tu mi hai detto che con te... Ci si può parlare tranquillamente. Prima di scivolare. Sì. Va bene, non c'è alcun problema. Vuoi andare, vai. Ok. Allora io vado, ci penserò un po'. Ciao, Ciro. Stai, un po' la rugola mi si rende. Ciro! Ciro, attenzione, vedi il lato positivo della cosa, adesso sei un uomo libero, non devi dar conto a nessuno, aria, ma manca l'aria, ma non è com'è brutta, però vabbè, non navigare così perché quella ha detto sono un fatto momentaneo, adesso ci penso, vorrei che ci sarei da volte, già ci ha avanzato, vorrei che già ci ha avanzato. Ci manca pure un po' di tempo. Mannaggia morto, mannaggia! Paolo! Paolo, dove sei? Dove mi hai messo tu? E esce! Allora sei pronta? Ma qua pronto, non sono più pronta.
Come non sei più pronta? Ho ricevuto una telefonata. Oh, nonnilla, non arrivi più. Perché? Che avevi fatto? Un'adozione a distanza? No, nonnilla, il Kalashnikov non arriva più. E quindi? E quindi c'è qua Cardarella. Che poesia che ha la mia donna. E la promessa che mi avevi fatto? Ma non basta a me sta promessa, sto a lutto. Allora niente Kalashnikov, niente sesso? No. E anche stasera niente. E mangiamo. Mangiamo? In un momento così mangiamo? Senti, io in una maniera devo sfogare. Quello è per i tuoi continui rifiuti che mi sono fatti in questa maniera. Vuoi un po' anche tu? No, ha già perso l'appetito. Ha già perso il panino. Mami Paolo, ma come si ridicola questa insalata in capo? Sei tu che me l'hai fatta mettere. In modo che ridicola, che già fa, ti vedo ridicolo. Mi vedevo ridicolo pure prima, ma tu hai voluto Rambo. Ma questa fronte è su una sbardante Alighieri. Grazie. Quanto mi amo. Chi è? Ieri era l'hai fatto passare su Jane. Sì. 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 Ma di chi è a telefono? Paolo, il Kalashnikov sta per arrivare. Quindi? L'ormone si è alzato. Pittata. Sì. Ma rinnaide grazia cumina. Non ho capito. Ma rinnaide grazia cumina. Ma rinnaide grazia cumina. Va! Sì, Paolo! In già faccio giù! Fermati! Che è successo? Io da me nel land, no? C'è un strambo che il land non si è mai vista. Maria! Sì! Dove sei? Sono qua! Ma stai ancora qua? Dove sei? Paolo! Sì, aspetta. Aspetta, che ti faccio sentire. Paolo, vi la tenna bene. E come mi vengo bene, non mi vengo bene, non vengo niente. Allora Paolo, senti la tenna bene. Sì, brusciniamo se mi sei fresca. Però stanno se fresca. Tu mi hai fatto fuori Vietnam, ma arredo di vano. Ah, sì, piccando. Uno, due, e tre. No. Ma che ha combinato sto Kalashnikov? E vede, un mese che tratta si diceva rindo box, ti regalo carro armato. Paolo, pace, combatti. Non voglio tacere. Taci, taci. Il nemico ci ascolta! Va bene! Aiuto! Tagetto taci! Aiuto! Paolo che sta zitto! Ma non sono io! E chi è? Che taccia fuori! Paolo! Il nemico ci ha ascoltato! E che ce ne fotte nulla tutte! Ma qua nemica, che leccino, mio fratello! Cid, che è stata? Aiuto! Che c'è? Ma io si muovo mi aiutare! Ma perché quando era passata non vado nell'orario? Ma chi è chi? Piacere, Dante Alighieri. E mo che dice a Paolo? Te la fai con Dante Alighieri? Aiuto! Ma che schifo! Sono gli anni di schifo! Comunque Ciro, B ci ha fatto bene a lasciarti, lo sapeva la verità? Finalmente Hashem si è scettato lo suon. E poi te l'ho sempre detto che il gioco rovina tutto. Non è stato il gioco. Ah no? No. E chi è stato? Silvia. E chi è Silvia? E chi lo sa, è un ragazzo che avrà conosciuto, si è innamorato e mi ha lasciato. Noia, questo no, poi mi dispiace. Dica, tu stai tranquillo. Dopo tutto, che più di una sorella può darti una parola di conforto? Appunto. E chi si aspettava, sorelli? Tu sai casi nella chiave, no? Sicuramente avrà trovato una persona responsabile, una persona attenta alle sue necessità, una persona che torna a casa da solo, non è che le pigliava i recchi in una biscarlandessa e ne le portava a casa. Insomma, avrà trovato un uomo. Mostra a sé meglio, sai? Devo continuare? No, andare, deve essere arrepigliato tutto assieme. È la verità, la verità. Allora? Come stai il nostro malato d'amore? Insomma, sono un po'... Paolo Magre. Che sì? Ah, su pochi sfogo che tengo in faccia. È stata insalata. Ma si è allergica alla cappuccia. No, evidentemente dentro c'era deve essere qualche ortica e mi ha fatto pochi sfogo. Vabbè, che sarà mai? No, infatti non fa niente, non mi stavo lamentando io. Abbiamo fatto un'altra bella serata. Siamo stati interrotti dal nostro migliore amico e grazie a lui io ho sofferto di insonnia ed ho fatto la pargoletta. Ci fatta la mala nottata della figlia femmina. Ciro. Io non mi fidi, dovrei accussi. Ma anche io accussi, già diciamo. Sì, uno consiglio. No. Allora. No, è allora niente, la città con noi. Allora, Ciro, o uno consiglio.
No. Stamma a sentire. Non hai capito, non lo voglio così. Ma come tengo così, tu non lo vuoi. E io sono il tuo migliore amico, fatto rogo, zio, fai quello che vuoi, lo vuoi seguire o non lo vuoi seguire, ma io te lo devo dare. Ma da spendere con me, su questo. Guardami dall'occhio. Non ce la faccio. Allora, ascoltami. Indifferentemente. È la sapo buono. Sì, sì. Lo sapo, per figurare. No, la sapo. Non è meglio Maria Maria. No. E mi dispiace, non ce l'ho nel repertorio. Maria Maria nel repertorio. No, io la so, quella è l'orchestrina che non mi viene a preso. Ah, Ciro, indifferentemente, tu devi essere indifferente. E fa prego, fatto non ne ho tuo, io capito? Non ce la faccio, perché parte buono. E poi mi dà per due personaggi. Ciro, sta sentendo scema, ca. Grazie. Prega. Vabbè. Vabbè. Voi dite così, e così faccio. Signore e signori, indifferentemente. Famma che la capuzza indifferentemente. Paola, se sta quando sai? E va a finale. Zan, zan, ecco. Ah, ma troppo bella la vita, bravo, bravo. Marisa, vengo subito, non ti raffreddare. Aspettami, amore mio, devo accompagnare un attimo Ciro che me lo sta chiedendo così gentilmente. Questo è il tuo momento, vai. Indifferenza e forza. Indifferenza vai. E forza. Ci vediamo dopo. Fammi sapere. Ma Marisa. Tu hai detto che non mi accompagnavi. Ma accompagniamo fino alla porta, questa è una cosa di coppia, io che c'entro. No, tu mi accompagni fino a Tinder. Ma io tengo Marisa in quelle condizioni di eccitazione, io devo approfittare. Ma che sei un morto? Oh, lasceresti un amico per una donna? Sì. E ti ragazzino. Ma io tengo Marisa in quelle. Ci parli con Marisa Ro. Per due minuti, Ciro. Sì. Due minuti. Stiamo vicini. Forza e indifferenza. Sì, uomo. Ma ci si abisce. Ma chi si aspettava, vedi tu qua? Niente. Complimenti. Che stai facendo? Un presepe, stai facendo. Che domanda fai? Per rompere un ghiaccio, no? Oh, uomo, che stai facendo? Le valigie. Ah, le valigie. Dice, visto com'è indifferente questo qua? C'è bisogno di giudizio. No, casomai lei non ha accolto, io sottolineo, se io sono venuto a fare, rimanevo con Marisa, capito? Tu devi essere più indifferente, Ciro, sei troppo rigido. Troppo rigido. Lasciati un po'. Quindi stai facendo le valigie. E dove vai? Da mia madre. Ah, non vai da lui. Da Silvio? Sì. Vado dopo. Ah, no. Sì, uomo. Indifferente. Vince, invece com'è indifferente Ciro a questa situazione? L'ha affrontata molto bene. Sì, sì. Posso lasciare? No. Dai, forza, reagisci. Sì, uomo. Sono carità, te ne preoccupare. Perché? E casomai vai in deride prima. Mettiti qua, appoggiti vicino al frigorifero e fai la scena che abbiamo studiato. Forza. Ma non la sento sta musica? Quella buona è partita la musica, mi sento tutto. No, non sento nessuna musica. Chi non mi vuole, non mi merita. Ma senti questa musica? Ma senti niente, vai! Chi non mi vuole, non mi merita. Chi non mi vuole, non mi merita. Io sapevo che t'ha scordato. chi non mi vuole, non mi merita. E se già c'è lì. Hai tracciato, davanti. Hai tracciato là. Davanti a me. Ma secondo te mi senta? Sì, no, sono chi già per la così. Ecco. Hai tracciato davanti a me. Una strada. Fatta. Di dolore. E malinconia. Stop. Ci vanno a votare le gambe. Strada di dolore e malinconia. Strada di dolore e malinconia. Te l'abbiamo detto. E te l'abbiamo detto. E te l'abbiamo detto, Ma io! Ma io! Ma tu! Ma tu! Ma che? L'attraverserò. L'attraverserò. Con dignità. Bravo. Virgola. Ma tu la senti questa musica? Io non sento niente. È una musica che fa tutta. Le tue lame. Le tue lame! È fatta a barba. Ma tu mi dici a me, qua è soggetto, che ne sai? Le tue lame! Non hanno solcato la mia. La è mia. È Fernut? Sì, è finito. Stato buono. È rimasto colpito, visto? Bice! Care! Ma tu hai sentito questa musica? No. Ma hai sentito solo questa musica? Sì. Allora sto ci venendo. Bice! Visto che torniamo, quello ti ha visto forte e indifferente ed è tornata. Bice, tu non. Marisa. Come stai? Male. Vabbè, ti ha giustato le zeppole e panzarotte. Madonna Mari, quando uno sta poco buono, si piglia un brodino, no? Le zeppole e panzarotte. Ah, non pigliavo sto brodino e spiccia e spiccia. Te ne va là, zeppole e panzarotte. Ed un panino. Ed un panino. A me vanno bene zeppole e panzarotte.
Comunque lo so io cosa ti serve per risvegliarti. Mo vado di là e ti prendo 100 euro. E che già fai cucinare? Fai giocare ad Agnani, cavallo, e cosa tu? No, non voglio giocare, non voglio giocare. Non vuoi giocare? No. Marisa, se non vuole giocare qua il fatto è veramente grave. Che se non sta buono. Io ho paura che si fanno un gesto folle. Ma quale gesto folle? Gli hanno vigliacca, che da fa? Un gesto folle. Tu dici? Sì. Ma hai mangiato la coppa a Oh, signore mio, per tutti i cavallini. Mi fa piacere trapassare questa notizia. Allora tu sei sicuro che è così? Ma come si fa a scagnare una colica per un tumore all'intestino? Sti veterinari, va buono, senti, ti devo lasciare. Sono fuori casa di Ciro, vedi la bella notizia, Ciro. Sì, va bene, ciao, 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 ciao. Ciro, sì. Scusa, bici, ma com'è questo Silvio? È nero. Ah, boh, bici, che miseria. Si volgare. E poi, tutto sommato, non è che si fa così inguaiato. Sento chi parla. Sento chi parla. Sì, te giù. Comunque sei una perversa e una volgare. Ma che avete capito tutti e tre? Silvio è il cavallo che tengo nel maneggio dove lavoro. Avevano scambiato una colica per un tumore all'intestino. Però è tutto risolto. E tu il colpo del cavallo mi hai fatto perdere un momento di Kalashnikov. È fornuto tutte cose. C'è nel nostro poco. Quanto poco? Via, via, via. Pista, vieni, Marisa, vieni. Allora hai detto che se tornavamo insieme non giocavi più, è vero? Mi ci tengo una parola. E quando dico una cosa, è che... E però mi hai pigliato con l'inganno, hai capito a me? Ma aspettavo che ero un cavallo. Va bene. Va bene, tranquilla. Ogni promessa è debito. E io per quanto riguarda i riebbi tengo una certa dimestichezza. Allora dove mi porti? Ti porto in un posto splendido a cena, a lume di candela. Dove? Agnana. E poi vedi in betto questi ristoranti, ma che roppo mangiare. Se ti fa piacere ci amma a fare una puntatina, ma solo se ti fa piacere. Non ci sta niente a fa. Chi nasce tondo non muore quasi.